Buongiorno a tutti, sono Francesco Santoro, il presidente dell'Associazione Nazionale del Cavallo Prosangue Arabo Lanica e ho accettato molto volentieri l'invito del Salone del Cavallo Online che ha organizzato questa manifestazione online che in questo momento di crisi mi sembra veramente una cosa buona per tenere sempre attivo l'interesse verso il nostro mondo. Risponderò ad alcune domande che mi hanno fatto alcuni allevatori. Filippo Maria mi chiede quando si pensa che possano ripartire gli show in Italia. Questo è un problema che si sta discutendo anche in sede ECAO, l'associazione che gestisce gli show in Europa e nel mondo in pratica, perché questo momento di crisi e di blocco frontiere sta mettendo veramente in crisi il mondo degli show. Noi qui in Italia non possiamo sbilanciarci in nessun modo, stiamo aspettando che si riaprano le frontiere interregionali, quelle internazionali ancora non si capisce se e quando si riapriranno e questo è un problema perché voi capite che tutti i cavalli che devono andare in show devono essere preparati, stare sia a casa o in centri di training e preparazione mesi prima della manifestazione. Per il momento è tutto bloccato, noi speriamo come Anica a settembre di poter organizzare il nostro campionato nazionale, ma questo problema qui non tocca soltanto gli show, tocca tutto il mondo sportivo del cavallo arabo, endurance, corse, eccetera. Per cui noi siamo in contatto con tutte le istituzioni relative non soltanto allo show ma anche alle altre per cercare di capire come organizzare nel prossimo immediato futuro le manifestazioni sportive. Abbiamo già mandato in linea sul nostro sito tutte le procedure per spostare i cavalli, per movimentare i cavalli e ora attendiamo nuove direttive da parte del governo che ci facciano capire come e quando poterci muovere. Un'altra domanda che mi ha fatto Jacopo com'è questo momento per i cavalli di linea egiziana, il mercato del cavallo di linea egiziana. Sì, il cavallo degli Straight Egyptian è sempre stato ha avuto sempre un mercato abbastanza attivo, abbastanza eccitato. In questo momento, tra la crisi globale economica mondiale, più questa pandemia, anche il mercato, e non soltanto l'egiziano, ha avuto un importante blocco. Voi capite che è molto complicato poter andare a visitare un allevamento e vedere i soggetti eventualmente in vendita, è molto delicato anche avere contatti via internet perché poi sai, puoi anche vedere il cavallo in fotografia e in video, ma quando uno vuole acquistare un cavallo deve andarlo in genere, lo va a trovare, lo va a vedere di persona. Il mercato, diciamo che anche per l'egiziano, subisce la stessa problematica del mercato del cavallo in generale. Speriamo che la pandemia ci permetta di tornare a lavorare in maniera un po' più serena e fattiva nel prossimissimo futuro. Valentina invece mi chiede se adesso può coprire la sua fattrice. Ma il discorso dell'ingravidamento della fattrice è un discorso molto soggettivo. Normalmente la stagione migliore per far nascere i puledri è proprio questa qui, tra maggio e giugno, di modo che il puledro nasce in un momento in cui c'è erba nei pascoli, non fa troppo freddo, però anche la scelta del momento dell'accoppiamento è un'esigenza del proprietario del cavallo. Molte volte si tende a far nascere i cavalli molto presto, specialmente quelli che poi saranno destinati alle attività sportive. Da un punto di vista allevatoriale puro, questa è la stagione migliore per farli nascere, in primavera, di modo che la mamma può pascolare erba buona, quindi il latte sarà più buono, il puledro non ha stress termici e può scorrazzare nei campi in maniera naturale senza grossi problemi. Dopodiché ognuno accoppia quando ritiene sia più giusto. Cavallo Magazine mi scrive che col passare del tempo mi chiede che secondo lui col passare del tempo la visibilità del cavallo puro sangue arabo sta un po' scemando, come se si volesse involvere su se stesso.
Non sono d'accordo su questa tesi, perché per quanto riguarda l'allevamento del cavallo arabo, se spinto come sta facendo Lanica in tutte le sue attività sportive, lo show, l'endurance, le corse, non perde visibilità. Si potrebbe dire forse che la visibilità c'è, l'interesse c'è, ma è la crisi economica che manda giù l'interesse. Gli allevatori continuano a contattarsi, continuano a informarsi sull'attività degli stalloni e delle fattrici, sono curiosi di vedere i nuovi puledri, quindi tra i media, tra le riviste e le manifestazioni, quando si facevano, la visibilità del cavallo arabo non ha perso granché, è sempre molto attiva, è sempre molto commerciale, lo era fino a... Vedremo quando si riapriranno le frontiere che succederà, perché come tutti quanti noi sappiamo, quando tutto sarà tornato, tra parentesi, normale, la crisi economica che c'era prima della pandemia, sarà aumentata a livelli esponenziali, per cui vedremo il mercato come risponderà. Il mio cavallo mi chiede se la mancanza di show e vetrine, anche internazionali, inciderà. Eh sì, inciderà sì, perché le manifestazioni come lo show sono non soltanto un momento di incontro tra gli allevatori, non soltanto un momento in cui uno ispeziona i cavalli in gara e, indipendentemente dal pensiero dei giudici, giudica lui stesso alcuni soggetti se possono interessarli o no. Ma negli show che noi facciamo in tutto il mondo, c'è anche il parallelo dello stesso show mandato online in tempo reale. Questo ha spalancato la porta all'interesse nel mondo delle manifestazioni di morfologia del cavallo arabo. È ovvio che senza show, senza pubblicizzare il cavallo arabo, non soltanto nello show sul posto, ma anche in via mediatica con internet, è evidente che questo problema qua inciderà. Quanto inciderà non lo sappiamo, sicuramente però gli allevatori, una volta che si spalancheranno le porte e torneremo in libertà, la mia opinione è che talmente la passione che hanno gli allevatori su questi cavalli, che si rimboccheranno le maniche e recupereranno alla grande il tempo perduto. Io ringrazio questa occasione per potervi parlare e faccio i complimenti a questa idea che mi sembra veramente, veramente molto interessante. Un caro saluto a tutti quanti. Arrivederci.